Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Non so se vi ricordate, ma ci siamo lasciati qui a Brest, una roba del genere. E siamo proprio all'ovest della Francia. E mi ero promesso di acquistare un'azienda qui, perché proprio qua è una zona piuttosto portuale. Quindi sarà utile per andare ad esempio in Inghilterra, una tappa che io voglio assolutamente fare per la nostra azienda. Infatti in Inghilterra ci sono stato poco, vorrei comprarmi magari qualche camion con verde. L'azienda che voglio acquistare dovrebbe essere questa qui alla mia destra, quindi non dovrei sbagliarmi. Infatti eccola qui. Sono salito sul marciapiede, scusi, spero di non aver rotto nel camion. Acquistiamo nel frattempo. Ma certo che voglio acquistare il garage. Anzi, ti dico che farò l'upgrade pure. Oh, guardate qua il mio garage. Vi piace? Mamma mia quanto è alto il volume quando esci dal camion. Ecco, facciamo ESC. E ho sentito bla 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 bla. Rivenditori. No, ho sbagliato. Dopo compreremo magari un camion. E facciamo gestione garage. Vediamo Brest, dove è? Eccolo qua, Brest, piccolo, ma aggiorniamolo su. Ah, si possono vendere i garage, non lo sapevo. Aggiorniamo questo garage. Eccola qui la mia nuova. Oh, come ho fatto a entrare? Ero fuori. Oh, mi hanno teletrasportato. Ah no, magari è perché. Ma perché è così bella questa azienda? Mica erano così le aziende. Vedi, si vedono i computer. Hanno fatto un aggiornamento. Perché è così bella questa azienda? Perché è così bella? Ok, abbiamo aggiornato adesso anche l'azienda. Andiamo in guida e facciamo un giretto. Usciamo da fuori, dai. Prima di tutto, anzi io prima di direi, dai, ci sono già. Dormiamo un po'. Dormiamo. Ho sbagliato tasto, non è questo il tasto. Devo andare indietro, dietro. Speriamo mi faccia dormire. Così non ci penso più. Dormi, dov'è? Ecco qua. Dormiamo. Oh, abbiamo dormito? Ok. Perfetto, è notte, mannaggia la notte. Ok, tanto abbiamo le luci e possiamo comunque giocare. Allora, andiamo a fare pure un po' di benza che in teoria ci dovrebbe essere in questa azienda grossa. E andiamo a vedere anche un po' se c'è qualche concessionario qua, perché io vorrei comprare qualche camion, qualche cosa nuova. Questi vieco io lo voglio per sempre. Però bisogna cambiare. A me piace cambiare. Bisogna evolversi. Comprare camion in continuazione per i propri dipendenti. Vediamo un po'. Ok. Tanto è... Ma chi l'ha visto quello? Chi è che ha messo un palo al mio benzinaio? Andiamo a comprare qualche... Avete visto che skill? Ok, andiamo a vedere un po' come si ripara sto camion. Ok, questa è zona dove bisogna andare a 30 km/h. È un dosso questo. Mazzo! Ho rotto tutto. L'ho visto. Ho distrutto tutto il sotto del camion. Ho sentito l'aria schiata. Magari dietro hanno visto pure le scintille. Andiamo a vedere dov'è sto cacchio. Ma dove cacchio è sto meccanico? Non è qua. È qua, eccolo. Manco con il navigatore ci riusciamo ad arrivare. Ok. Entriamo. Ma non è che c'hai una compagnia qua? Posto, non c'è nessuno. Facciamo officina, ripara tutto, che qua abbiamo distrutto tutto. Vediamo che cos'è quell'azienda lì che c'è. Non so se è un concessionario o un'agenzia del lavoro. Temo che sia un'agenzia del lavoro, però nel dubbio ci andiamo. Un concessionario Scania, bello. Bello, è proprio quello che vi serviva. Allora, andiamo poi in retromarcia. E andiamo ad acquistare 5 camion. No, è chiuso. Disgrazieti. È chiuso. Niente, raga. Abbiamo il concessionario Scania. Lo faremo un'altra volta. Magari dove spenderemo questi 20 milioni di euro. A questo punto direi di fare un lavoro
autonomo. Vediamo se sei per andare tipo che è in America, in Inghilterra, però. Cioccolato, portiamo il cioccolato francese in un luogo che penso di non aver mai visitato. Ok, dai, portiamo il cioccolato, dai. Allora, buongiorno Scania, ma che cacchio? Da quando è che i concessionari non sono aperti H24? Da sempre. Da sempre, giustamente. Giustamente non lavorano. Un'ora per andare a prendere sto carico? Così tanto? Sto video mi sa che sarà più lungo da tagliare. Andiamo magari a una velocità sostenuta, ok? Facciamo vedere a sti gradassi qua come si guida. Vediamo quanto riusciamo ad andare. Schumacher, mega sorpasso alla sinistra dell'autobus. 110, quant'è che siamo? No, questo è il cruise control. Qua c'è una mega curva con una mega rotonda. Fatemi passare, non ti ribaltare. Ok, ho visto cose brutte. Ok, ma per come ho fatto a beccarlo il guardrail? L'ho appena riparato il camion. Ok, no, non capisco qua quante cacchio di corse sono. Due. Ok, e quanto stiamo andando? 130. Martin Garrix Simon. Ma quanto è bello sto ponte, avete visto quanto è bello? Bellissimo, mi piace proprio. Chissà di giorno come sembra. Complimenti. Questo mi sa che è del DLC per forza. Ma che bella quest'altra rotonda. Guardate, c'è tipo un coso lì. Un'opera d'arte. C'era un palo qua, meno male che non l'ho beccato. Ok, forse questo. Ma perché guida a zigzag? È bello che ho il volante! È perché forse sto correndo troppo. Ok, siamo arrivati all'azienda. Giriamo qua a destra, diamo le eventuali precedenze, non passa nessuno. Oh, questa è una bella azienda pure, eh. Non è che è l'azienda degli Scania che non sono mai venuto. No. No, no, mi sa di no. Mi sa di no. È un'azienda di cioccolato. Perché in un'azienda di Scania dovrebbe esserci il cioccolato? Uè, buongiorno guardiano, tutto a posto? Salutiamo il guardiano. A posto, salutato il guardiano. Scusi per i fari, ma non ci vedo. Allora, andiamo qua, cioccolato. Ah, perché posso modificare il carico? Vediamo che c'è. E c'è solo questo di carico, ma porca paletta, che cacchio mi fai modificare? Dov'è il carico? Oh, eccolo qua, verde Poderac, cioccolata al pistacchio. Conoscete la cioccolata Njuzbj? Allora, facciamo un po' di retro. Finalmente andiamo in Gran Bretagna. Questa è bella cosa. Ma come cacchio sto girando? Questa è una bella cosa perché volevo esplorarla la Gran Bretagna. Forse che mi compro un'azienda pure lì. Per l'azienda invece francese. Tanto possiamo anche acquistare online i camion, farli arrivare, senso, cioè, non è che dobbiamo stare per forza sul posto. E niente, dai. Vediamo adesso come andrà questo viaggio di no, no, notte fonda e notte. Saranno le 2 di notte, che ora sono? Ma che ora sono? Però nessuno che mi ha scritto sotto dove è finito l'alieno, eh? Nell'altro video. Allora, andiamo a vedere qua se ci fanno passare. E parliamo un po' degli investimenti che voglio fare. Allora, il primo investimento che voglio fare è quello di acquistarmi 5 camion per l'azienda francese. Poi, dopo aver acquistato questi 5 camion, penso di acquistare un'azienda in Gran Bretagna, che forse non ne ho proprio, anzi ne avrò una, ma chissà dove, non mi ricordo manco. Hai ragione, mi fanno gli abbaglianti perché ho gli abbaglianti accesi. Anche lì volevo pensare di starci un po', in Gran Bretagna. Mi trasferisco in Gran Bretagna. Prossima volta dirò così: mi trasferisco in Gran Bretagna e farò lì qualche viaggetto. Così gestisco le aziende che ci sono lì. Ormai la Gran Bretagna è un'isola troppo lontana dall'Europa, anzi, è uscita proprio dall'Europa. E quindi. E da un lato amministrativo è difficile esportare e importare merci. Quindi
Ci sarà sicuramente adesso con la Brexit la dogana. Sarà un bel problema. Quindi dobbiamo stare attenti ad investire in Gran Bretagna. O investiamo diverse aziende, nel senso un'azienda non va bene, perché quell'azienda rimane isolata. Se già ci sono diverse aziende sparse per tutta la Gran Bretagna, si può fare un ecosistema lì e certamente la cosa sarà migliore. Vogliamo un po' il parabrezza dalle mosche, da tutti gli insetti che abbiamo trovato in autostrada. Accendiamo i fari. E niente, voglio fare questi investimenti. Voi cosa ne pensate? Voglio comprare un po' di aziende qua e là in Gran Bretagna, che così nel frattempo ci espandiamo in tutto il mondo. Poi, se veramente hanno detto che con World of Track ci sarà un'unione tra i due giochi, da un punto di vista multiplayer, tra American Track e Euro Track, dovremo anche fare degli investimenti lì, eh. Io non voglio rimanere indietro su American Track, lo devo portare, ragazzi. Non mi interessa, a me piace American Track e lo porto. L'unica cosa, SCS Software, dove sono finiti gli aggiornamenti? Spero che a luglio ne esca almeno uno. Forse è già uscito, quando uscirà questo video, mi sto lamentando per niente, però speriamo non vada in ferie prima di agosto la SCS Software. Voglio provare l'aggiornamento. Hai ragione, scusi abbaglianti. Avete visto le macchine di fronte? Quando vedono che ho gli abbaglianti, mi abbaiano anche loro. Come succede nella realtà. Non bisognerebbe farlo, eh. Secondo il codice della strada, io mi ricordo, dovevi ovviamente non chiudere gli occhi, perché che chiudi gli occhi ti schianti. Distorcere lo sguardo leggermente. Che è sta multa? Roscoff, abbiamo esplorato una nuova città. Dovete distogliere gli occhi dalla strada e cercare di fermarvi finché non è passata questa macchina che vi abbaia. Ma in realtà sappiamo benissimo che non è così. Noi abbaiamo tutti e gli diciamo: "A gorduto, spegni i fari!" Ci sta. Siamo qui finalmente al porto. Non so cosa stavo dicendo prima di dire la cosa degli abbaiare. Perché sono passato con il rosso? Perché non ho frenato in tempo? E niente. Tanto abbiamo 20 milioni qua, chi se ne frega. Chi se ne frega? Nel frattempo è arrivato pure il corriere Amazon, proprio in questo momento, voi non ci credete. Ma ormai il corriere Amazon è il mio amico, c'è il tipo lì che mi conosce troppo bene. Ma qua dove cazzo si entra? Dove cazzo si entra? Allora, vediamo, forse si entra da qua. Mazzo, quanto è stretto. Lo sapevo che io lo beccavo. Ma perché non c'ho le misure più? C'avevo le misure prima dei camion. Adesso più delle volte mi schianto. Però ancora non ho fatto 1% di danno, forse. L'ho graffiato un po', si vede. Allora, andiamo qua in. Aspetta. No! No, ho sbagliato. Non è il porto questo. Cacchio, è il porto, ragazzi. Questa è un'azienda dove sono andato io. Ah, dovevo andare dritto, ecco perché. Mazza, mi tocca tornare indietro. Che pizza! Torniamo indietro. Qui in Gran Bretagna ovviamente tutto al contrario. Non siamo in Gran Bretagna ancora, però quando andremo in Gran Bretagna sarà tutto al contrario. Mi devo ricordare di fare le rotonde al contrario, mi devo ricordare di stare nella corsia apposta. Come hanno riacceso i semafori, maledetti. Qua non è come American Truck che si gira a destra. Però devo dire, in America sono più intelligenti. I semafori ve li fanno pure un po' più avanti. Ma oh, qua non diventa più verde. E vabbè, chi se ne frega. I semafori ve li mettono pure avanti. Così dopo, tipo io che ho un camion, riesco a vedere dove devo andare. Dove devo andare? Dritto? Non si capisce niente. No, che pizzo. Mamma mia, oh. Ma io non so. I cartelli, leggili. Quello lì era, ti diceva dove dovevi andare quel cartello. Ecco. Lo sapevo io che dovevo andare di qua. E dove cacchio è l'entrata, mo? Dimmi che non ci sta nessuno dietro, se no lo tampono. Ok. Ok. Qua
qua, accendiamo un po' i fari che non si vede niente, entriamo un po' su sulla terra bagnata. Ok, dove cacchio è il porto? Dov'è il porto? Ma qua siamo contromano? Si capisce niente, non si capisce. 4, 3, 2, ma che cacchio c'è scritto qua sopra? Ok, andiamo di qua. Oh, signore, ma mettetevi a posto sti cartelli. A posto. Andiamo qui in Gran Bretagna. Ok, dov'è? Dov'è? Eccolo qua, la barca. Finalmente ho trovato la barca. Togliamo gli abbaglianti che qua c'è abbastanza illuminazione. È un po' stretto come luogo. Poi io mi chiedo, se abbatto una di queste colonne, che succede alla nave? Affonda? Premiamo invio e andiamo a Pumuf. Ok. 1000 euro.